Ci siete ragazzi? Ci siete? No, la connessione c'è, aspetta che entro. Tanto farò prima parte e seconda parte. Ragazzi, ci siete? Scusate, ma era un problema di connessione. Abbiamo dovuto resettare tutto. Ve l'avevo detto io che questi condizionatori avevano. Io sto sudando lo stesso. La live si è bloccata. Che è successo ragazzi? Rientriamo, ci vedete adesso? Era un problema di connessione, un problema di connessione. Dai ragazzi, ci siete, sì, era un problema di connessione, abbiamo dovuto resettare un po' tutto. Eccoci qua, ma chi vi abbandona? Ma chi ci ammazza a noi? Nessuno. Annalisa, sempre qua, vedi? Era un problema di connessione. Grazie, grazie Niki, buonasera, buonasera a tutti di nuovo. Scusate, scusate per prima. Stavamo parlando di questi matrimoni siciliani. Chi va a Marzamemi, nella piazza di Marzamemi, c'è un ristorante dove mette questi tavoli colorati, azzurri, color naturale, eccetera, con queste tovaglie ricamate sopra o fatte ad uncinetto, un po' queste tovaglie dell'epoca, e con queste sedie coloratissime impagliate. Ho un cognome difficilissimo, Benvegno. No, no, no. Azzurri, io ci sono stata, vero Paola? Bellissimo, nella piazza di Marzamemi. Fra l'altro, nella piazza di Marzamemi, che io trovo questa piazza spettacolare con quella chiesa, e di fronte a questo ristorante c'è un portone con un palazzo antico, dove spesso fanno delle mostre di quadri, delle mostre di sculture, vendono anche dei bellissimi pizzi a volte. I pizzi siciliani sono molto molto belli, anche perché in Sicilia si lavorava molto al tombolo, si lavorava il tombolo praticamente, io me lo ricordo perché ce l'aveva mia nonna, sembrava è un salsicciotto come un falso magro che stava appeso su due basi di legno che o mettevano sul tavolo sulle gambe e venivano infilzati gli spilli. E poi con questi fili preziosi si andava a lavorare girando il tombolo attraverso questi fili affinché si formassero questi disegni che poi venivano fatti o degli abiti da sposa o venivano fatti dei centrini, dei centri, o venivano fatte le balze per le lenzuola da corredo, non è che venivano fatte delle cose esagerate. E il tombolo è molto 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 bello, anche in Abruzzo si lavorava molto, sì, il tombolo devo dire, ma difatti tutti i pizzi fatti al tombolo, che più che altro queste con le spolette, sì, io non so i tecnici, però per esempio il tombolo lo usavano molto le monache di clausura, no? O come il Cantù lo sanno molto farlo le suore di clausura, almeno che io sappia, erano loro specialmente. Ancora Enrico Creato, non lo sapevo che ancora ci sono scuole di tombolo, perché comunque escono fuori dei lavori bellissimi. E una volta chi poteva permettersele comprava questi merletti pregiati dalle moniche di clausura, significa che stavano economicamente bene. Io sono sarta, ma non ho mai capito come si formassero i pizzi. Si mettono degli spilli, se non mi ricordo, sì, le orfanelle, eccetera, ma il tombolo è un pizzo pregiato. Allora, questo salsiccione enorme era imbottito, no? E poi si mettevano questi spilli e si lavorava il filo. Buonanotte Elisabetta, non è stata la connessione Silvana?
il chiacchierino, vero? Ma col chiacchierino non si facevano di più i centrini, se non mi sbaglio. Io non è che sei un insegnante, parli benissimo, amali con le tue parole. Sono un insegnante. Il pizzo macramè, ma col pizzo macramè facevano gli abiti da sposa o addirittura facevano le mantiglie per le spose. Un po' come il manto della Madonna, no? Che si coprivano la testa, e poi era tutto questo pizzo macramè in questi vestiti spettacolari, perché poi il vestito era molto semplice, ma era ricoperto da questa mantella tutta di pizzo macramè che si chiudeva con un laccio al collo e c'era questo cappuccio. E la storia di Maria Grammatico. Chi è Maria Grammatico? Non è proprio il velo, era questa mantella, le frange con il macramè si faceva anche. Non sono una ricamatrice, però sì, conosco anche queste cose. Io quando mi sono sposata avevo il vestito di pizzo. Vi seguo da poco, è un piacere sentirti parlare, grazie, grazie. Come mai parli del tombolo? Perché è uscito il discorso dei pizzi e mia nonna aveva il tombolo e la vedevo lavorare. Perché cosa c'è di strano? Sapere che esiste il tombolo e che col tombolo si fanno dei pizzi? Qualcuno prima mi chiedeva se ero mai stato ad Aci Sant'Antonio. Io ho risposto sì, ma poi non mi ha detto perché mi ha fatto questa domanda. Una donna che crebbe dalle orfane, famosa in tutto il mondo per le genovesi, tipico dolce ericino. No, 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 no. Io di Anna Grammatica forse conosco solamente un'attrice. E di Mister Bianco, e di Mister Bianco cosa? Un grande abbraccio da Marocchina. Ciao Marocchina, ciao a tutti. Armando, una curiosità, cosa simboleggiano la croce accanto ai triangoli sulla mano sinistra, se vuoi? Allora, i triangoli li ho disegnati, li ho fatti disegnare io, perché praticamente se voi vedete sono dei triangoli aperti, no? Un po' mi rappresentano i triangoli le piramidi hanno tutto un mistero, ma anche sono delle figure geometriche, sono aperte e mi rappresentano l'infinito. La croce che io ho fatto fare accanto è un po' la croce di Cristo, no? In fondo Cristo è il nostro infinito, cioè no, Cristo è il mio infinito, non posso dire il nostro. Se per qualcuno Cristo rappresenta il proprio infinito, sono felice, però per me Cristo rappresenta l'infinito. La croce di Cristo per me è molto rappresentativa, no? In fondo la croce di Cristo non è altro, per quanto mi possa io pensare, la croce di Cristo per me rappresenta la sofferenza quotidiana, perché nonostante tutto noi possiamo essere felici, ma c'è sempre qualcosa. Però la croce ci aiuta pure a portare sulle spalle un fardello molto pesante, ma dobbiamo continuare a camminare. Quando ci cadiamo, ci dobbiamo rialzare. Anche Cristo con la croce si è rialzato. Questa cosa è molto bella perché rappresenta veramente la vita, no? La croce di Cristo rappresenta la vita che non è fatta sempre di pianure, è fatta anche di strade in salita, di strade un po' non bene asfaltate. E allora quando si cade bisogna rialzarsi, nonostante tutto portiamo un peso sulle spalle, un dispiacere. Qualcosa. Per me la croce è molto importante. Difatti io ero contro chi non voleva il crocifisso in classe. Il crocifisso rappresenta la vita, rappresenta il nostro mondo. Poi, indipendentemente da quelle che possono essere le altre religioni, le altre credenze, tutto quello che vogliamo, però,
Sicuramente per chi crede la vita di Cristo è fondamentale. La vita di Cristo è un po' come la parola mamma. Quando stiamo bene, non pensiamo mamma, Gesù, Signore, eccetera. Quando però abbiamo un malessere, quando stiamo male, e qualunque età abbiamo, la prima cosa che diciamo è mamma, oppure Dio aiutami. Quindi è fondamentale nella vita di ognuno di noi, che ci crediamo o no, per quanto mi riguarda, è così. Io se sto male, nonostante tutto, non sono un ragazzino, anche se ho la febbre, faccio mamma mia, che, anche se diciamo un'espressione, mamma mia che mal di testa, mamma mia, oppure oh Dio mio fammi passare questo mal di testa. Quindi la mamma è consolazione, come Cristo è consolazione. Però sì, a volte diciamo Madonna mia, ma Madonna mia rappresenta, la Madonna è la mamma di tutti, quindi dire Madonna mia o mamma mia o Dio aiutami, cioè, è un tutt'uno, no? Però questi sono dei pensieri miei, delle cose che ho maturato nel tempo, con le esperienze e quant'altro. Niente, è arrivato Nunzio. Grazie! Te lo vai a prendere anche tu il lampadario? A me mi fa impazzire. Io dico sempre, Signore, se devo portare una croce, scegli tu quale, ma la croce la portiamo tutti i giorni. La croce non è solamente dolore, la croce non è solo patimento. Ci sono delle belle croci, no? Quindi non pensiamo solamente a una croce che ci fa del male. Una croce che ci fa stare male o qualcosa che ci fa stare male. Ci sono delle croci bellissime, no? Ma questo è sempre col tempo e le esperienze che si hanno e quant'altro, poi riesci comunque a farti tua quella che è la vita, quello che è la religione, quello che è quello, secondo me. Vieni che io mi alzo un attimo. Scusate, just moment, please. La croce è anche amore, vero? Beh, di fatto ho detto non tutte le croci sono una penitenza. Nunzio non è una croce? Avanti! Che bella croce che sono scelto, una croce di Ghigia bella scelta. Sono stato io prima a fare mancare la croce scelta. Sono stato io perché il condizionatore non mi dava i gradi scelto, perciò dissi che sta succedendo, già si rompeva, manco tempo, già si rompeva scelto. E quindi io staccai la luce, a domani funzionava scelto. Quindi l'artefice sono stato io, scelto. Non c'è il top, scelto, ovvio, ovvio. Poi questi messaggi stranieri ultimamente che non capisci niente. Chi combina i Silvana, che staccai la luce, scelto, e se ne è andata in palla il modem, la connessione, wifi, scelto, tutte cose. Scelto, che qua tutto collegato. Non c'è fortunata ad avere ad Armando che è una splendida persona. Armando è fortunata ad avere a me, scelto. Scelto significa certo. In dialetto no, cioè, noi qua diciamo scelto, 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 anzi diciamo scelto, CETTU, io dico scelto, scelto. Che c'è Borriello? Anche, eh? Tu dici solo Armando è fortunato? No, no, anche, cioè dici che io sono fortunato ad avere a lui? No, anche lui è fortunato ad avere a me, scelto. Grazie, grazie, certo, grazie. Metti una punta di dentifricio, vedrai che si sfiamma. Ma cosa, Gilli? Unilè metti su dentifricio, cano brufolo. Ma scelto, scelto, troppo forti siete. Grazie, Dori. Grazie. Qua nel brufolo, cioè io sto parlando e tu mi dai un brufolo, ma. In effetti, certo, l'attenzione ricade nel mio brufolo. Certo, e ora pensaci, ma come ci posso fare guarire il brufolo annunzio? Certo, dentifricio.
Ovvio. Mi assento un attimo, vado dove... Va bene, vai a fare i libri, certo. Nunzio, sei sempre solare, ma insomma... Insomma, anch'io ho i miei momenti... Sì, ma sembra una puntura... No, non è una puntura, è un brufolo. Camomungì, bello, certo. E quindi mi si è un poco arrossato, perché ho tolto la puntina bianca, certo. Che argomenti proprio stasera belli, tipo, certo. Ho torto e quindi mi si è arrossato un pochino. Allora, domani che io vado al mare, siccome domani mi ustiono, tra tutto il rossore che avrò, sto brufolo non si vede più, perché sarò tutto rosso come sto brufolo, scelto. Quindi voi domani non ve ne accorgete più che c'è il brufolo. Ciao Lucia Salici, bella che oggi siamo stati da quella meraviglia di tua mamma, scelto. Sogno più fresco, scelto, hai condizionato... Condizionatore a 16 gradi, a 16, proprio tipo Polo Nord, mi dici. Scelto, dopo tutto il caldo che ho accumulato in 10 giorni, stasera voglio il Polo Nord a casa, scelto. Fa niente, sei bello comunque, anche con il brufolo, grazie. Domani non lo, domani non lavoro, domani me ne vado al mare, domani andiamo a Gallina, ad Avola, scelto. Ne mangiamo una bella granita prima che arriviamo a mare, ci sta nel nostro bar preferito. E poi andiamo, per carità, metti la protezione solare stavolta. Il conte non me l'ha voluta comprare. Meno male che oggi sono andato dall'apparatore. L'apparatore mi... gli ho detto, Stefania, domani me ne vado al mare. Cioè, aspetta, aspetta, non dinire, acchiappavo, perché quella vende tutto là in quel negozio, tutto. Quindi andateci perché c'ha tutto. E mi resta la protezione. Scelto, mi resta domani non metti di chista, non tornare rosso. Va bene, ci si parla d'ora, scelto, me la metto. Però si scudava a darmi l'ombrellone. Che devo fare? Almeno piango a metà. La brioche no, col tuppo non ne fanno a tavola, la fanno con le scagliette di mandorla sopra. Non ne fanno da brioche col tuppo. Ci dissi, visto che io sono un gelataio. Un gelataio international come me, di Catania, certo. Ci dissi, non potete presentarmi sta cosa tonda, cudu, così di mandorla. Qua ci vuole bello tuppo sopra, certo. Se no vi porto io la prossima volta i brioche, certo. Vi porto io, qua c'è melata a granita, io per ogni brioche, certo. Che devo fare? Ci sarà uno scambio, certo. Ah, qua sei, è risparito, stavo cucinando ad Arturo. Ah, c'è Arturo? Un sì, babbia Cosuli, non ti ridurre, papole... Non mi sono spuntate la volta scorsa le papole. Ero rosso, ma papole niente, perché mi sono messo la crema di Daniela. Hot Beauty Skin, misi da crema, shit. Quali papole? Non aveva papole. Sì, paratore, stavo raccontando che tu oggi... Hai sentito che io me ne devo andare domani al mare, acchiappasti la crema dalla vetrina e mi dici te, potiti di sta cosa, scelto. Io ci disse, meno male che ci sei tu, paratore, però Stefania, scusa, sta a darmi l'ombrellone, perché chi giurma non mi accatta 25 euro ombrellone sulla spiaggia? Non ci hai visto le foto che ti ho mandato dalla piscina? No, Gaspare, perché io Facebook non me l'ha fatta aprire. E quindi non le ho potute vedere, perché ora Facebook Messenger si è inceppato che non mi fa vedere le foto, scelto, perché poi tutte a mia mi capitano, è ovvio, ovvio, i social si arrabbiano con me, scelto. Non certo per il brufolino passa il sasso di sale. Chi è sto sasso di sale? Non sa chi è Silvana, se mi spieghi cos'è un sasso di sale io mi passo, scelto. Ascolto il tuo consiglio, ma prima è capire che cos'è il sasso di sale. Ma te le ho inviate su Messenger. È su Messenger, non me le fa aprire, Gaspare. Assolutamente. Ah, da un po' di giorni, 2-3 giorni, che qualsiasi foto mi arriva da te e da altri, che non me le fa aprire. Non so più che fare. Nunzio, ma il conte fa il cuoco? No. Di professione no. Come hobby sì. Anch'io posso mangiare la brioche col tuppo senza glutine. Puoi mettere anche un pochino di aloe. Non naio aloe. Non ne ho. Cos'è sto sasso di sale? Mi spiegate cos'è il sasso di sale che mi do sassate nel brufolo?
Nunzio, per il brufolo metti la pomata di Proraso. Sirius, non hai uristicosi, Proraso, aloe, non ne ho di queste cose. Non è che se vuoi ti do una piantina. Ah, va, scelta. Ah, mi devo strofinare la pianta nella faccia. Ma scelto, vediamo se mi viene qualche cosa. Scelto, una si strof- quando una c'ha i brufoli, acchiappa una pianta e se la strofina. Scelto. Tu sei un epicerigio e io ti devo proteggere anche con la protezione. Che bella la paratore, oggi era emozionata. Nunzio, io in giardino ho la pianta di aloe, vieni da me. Ah, scelto, vengo, dove sei? Pomatina al cortisone? Quella ce l'ho, ci ammetto. Ma no, ma domani tanto io sarò tutto il colore di questo brufolo. Ah, mo, tutto tempo mi ha parlato di me il brufolo. Vedi che argomento interessante. Scelto, perché è un argomento di intrattenimento serale, il brufolo di Nunzio, scelto. Allora mi stanno dicendo, non parlano mai di te. Mi stanno dicendo che mi devo strofinare il sasso di sale, che non so chi è. Una pianta, non so, mi mondano una pianta che me la devo sbattere qua nel brufolo. Io te la sbatterei in te. Non lo so, mi stanno dando consigli, dico poi crema Proraso, non hai questi cosi, non ne ho, che quello non mi compra niente, niente, non mi compra niente. Voi dite, perché non te li compri da solo, visto che fai il gelataio? Perché io quando porto i soldi a casa, lui me li sequestra, mi dice, bravo, hai lavorato, avanti, dammi questi soldi. E quindi questo è il mio destino è scelto. Ti do una piantina di ale, così quando ti serve prendi una foglia e apri... La apri e la passi. Ah, mi dà che apprezzamento una piantina di aloe. Ah, va. Così poi io apro la foglia e mi passo un del brufoli. Scelto. Scelto. Voi c'è di ridi, qua c'è di da piangere, no da ridere. Voi vi divertite, scelto. Qua c'è di piangere. Aloe vera. Il conto è ticchio, ma non così, no poco. Sono parsimonioso. No, sei proprio avaro, che è diverso. Avaro ci sei tu, come l'avaro di Molière. Tu sei l'avaro di Molière. Sentito della ragazza cacciata di casa, della raccolta fondi fatta e di come ha speso i soldi, si è accattato. Sì, si è comprato un Mercedes. Sì. Aveva questo ha dichiarato che aveva questo desiderio. La facciamo una raccolta fondi che mi accatto un ombrellone, io. Proprio io vi dico cosa mi compro, un ombrellone. Facciamo una raccolta fondi, scelto. Braccino corto, ma non sono genovese, giuro. Non sono genovese, sono siciliano. Ah, salutiamo. Ciao gattina. Salutiamo a Gattino. Ah, che Gattino. Ci segue da un po' di ciao, miau. Miau. Ma quanto gelato al cioccolato hai mangiato per avere il brufolo? No, ultimamente sto bevendo una cosa al cioccolato. Ma fazza avere, cioè... No, perché fai pubblicità. Vabbè, mi sto bevendo continuamente un brick di Nesquik, latte e cacao. Non l'hai fatta la pubblicità. Vabbè, ma non lo vedo. Non l'hai fatta, no, non no. La vedono completamente. Ora brava, grazie Maria Busceni. Ma chi io ho un cuore grande. Sì, un cuore grande, pigio. Ma per mia niente. Un cuore matto che ti vuole bene. E ti perdona tutto ciò che fai. Spiega come si fa, cosa? Matto, no, quello pronto, non è che lo faccio io, pronto è. Me l'ha comprato lui il conte, era 50 centesimi. 50 centesimi hanno dato una cassa, un pallet. Me l'ha comprato. Era un po' scaduto, però mi hanno detto, dice, è scaduto. Cioè, ma se lei lo mette in frigo, il freddo... Non fa sentire che ha variato il latte acidognolo, ci sembra quasi uno yogurt. E lui se lo beve convinto che si sta bevendo uno yogurt. Ah, no? Dice Silvana. Invece è scaduto. Non c'è un sasso fatto di sale, di potassio. Ma non hai Silvana di sti sassi io fatto di sale. Cioè, ma cos'è la pietra pomice? No, oh, è di sale. È la pietra pomice. E c'è, quella è per i piedi. Mica la posso fregare lo brufolo, no? Va bene. Come devo farvi capire che desidero avervi a cena a casa mia? La casa mia è casa vostra. Annalisa Sherman. Non ho capito, vuoi venire tu a cena a casa nostra? Scelto. Come vi devo fare capire che ci vuole a cena da lei perché casa sua è anche casa nostra. Ah, quindi posso venirmi ho detto bene, da te a farmi sale la grosso, doccia? Sale grosso. Posso venire da te a farmi la doccia, asciugarmi i capigli? Ah, ma ci posso andare, sei a casa ah, mia? Ah, la lume di Rocca. Ma una volta so che hanno fatto anche degli oggetti, ma penso che esista ancora il cristallo di Rocca, che è il cristallo, quello un po' opaco.
O sbaglio, Cristallo di Rocca facevano le alzate per la frutta, dei centri tavole ed era questo cristallo liscio dentro e di fuori era opacizzato. Cristallo di Mi ha detto Rocca. Annalie Sherman, ci mi posso andare a fare la doccia da lei. Avanti, ciao, Dovete farvi c'hai pagare per accettare di andare ospite a pranzo. Cioè, certo che ci paga, Annalie Sherman ci anche. Certo. paga, certo. Ma ci paga Annalie Sherman. Teresa, che sta succedendo con questo? Se continui ti Teresa, silenzio. per chi sta minacciando? A cui sta minacciando? Cosa sta facendo che lo stai minacciando? Cioè, Evidentemente, guarda, per smuoversi infatti, ce Teresa. ne vuole un pezzo in bizzurro, come si dice a Catania. Ma stasera non c'è la tua queen? O è sotto No. mentite vesti? Forse questo nick complicato. Apri Milano. Giussi è saltata la connessione, certo, perché qua non è che paghiamo internet, qua siamo collegati con i vicini, Se niente. il vicino si mette a fare lui con il computer, mi fa abbassare la connessione. E lo rimprovero pure. Ah, perciò Gli la paga faccio. lui, Ma chi se grazie ne se sto frega? senso. Chi se ne Ma frega? Rapisardi già si è accuccati, manco tempo. No, non lo so. Non te Rapisardi lo già so te ne sei dire. andata a correre. Ravisardi, ci sei? O ti stai leggendo ancora la saga dei Florio? Grazie Ti prego. Gaspare per questi caffè americani che mi sta calando Buona la sotto. pasta fredda con Qua parmigiano. è C'è, c'è, Rapisardi. c'è. Fa un occhio alla saga dei Florio e un occhio alla live di Armando Ma perché la Rapisardi Annunzio. c'ha due E che ne aveva occhi? uno? Esatto, sembra come Polifemo. Sì, Polifemo con un Con i occhio. cristalli di Rocca si fanno le applicazioni negli abiti da sposa e mi le frega di uno Sì, ma brufolo. c'è stato un periodo in cui facevano, ti ripeto, delle alzate, dei centrotavola con il cristallo di Rocca, che devo Brava dire Lella! che a me non mi piacevano tantissimo. Grazie! Non li trovavo. Ah, c'hai anche il clima Anna Sherman? A posto siamo. Anche il clima Se abitavo a c'hai? Catania te lo portavo subito. Ma cosa? Non lo so, Questo sasso di questo sasso sale? di sale, ma è il sale rosa dell'Himalaya per caso? Che sale del rosa dell'Himalaya è un A buon proposito di sale minerale, rosa dell'Himalaya. come a Katia con un occhio. Katia con un occhio, manco quello più, cioè non avevi più occhio, manco Quando io ho picchiaggi. conosciuto il conte, Quello si chiama lume di Rocca, che è lui quello quando ti fanno la barba, che ti taglia e tutto, poi ti passano questo pezzo rettangolare, lui e poi lo stagnatore, a Catania per si fare lo dice. strafigo Avete qualche animale domestico? aveva solo Guai. sale rosa dell'Himalaya. Solo sale Io rosa ci dissi, dell'Himalaya. ma chi è sto coso? Dice sale. Ma come sale Sale. rosa? Scelto Sale sale. rosa Io non avevo visto mai dell'Himalaya. nella mia vita, scelto. E perché tu non eri stato nell'Himalaya? Io me lo mando, io lo andavo a prendere direttamente sull'Himalaya il Ah, ci sale. andavi direttamente tu. Certo. Buonasera, buonasera, buonasera. È E proprio quando gustava, quello. giù sale. Ci sì, ma sale costa 40 centesimi, no, quello 2,50 euro, 3 euro, scelto. E lui si comprava Il questi. sale a casa porta bene, sì, perché contro il malocchio ogni tanto bisogna buttarlo. È come quando si rompe uno specchio, no? Si butta il sale sullo specchio rotto e poi se si ha la possibilità bisogna andarlo Anche a buttare al sull'olio, se vi mare. cade Anche l'olio, il l'olio bisogna sale. mettere il sale. Il sale è contro l'aiettatura. Difatti la prossima live, prima che inizia, C'ha io più ci butto il sale. sale oppure ci attacco direttamente il sale No, perché dell'Himalaya. è questo che ti mandava a Borriello? Ciucciuè, Ciucciuè, cioè, metti qua, c'è. ciucciuè, ciucciuè. Ma forse lo sai che ce l'abbiamo ancora il sale rosa Grazie, dell'Himalaya? oggi ci state riempendo di regalini, grazie, Questo bello. costa poco, 5 euro. Sì, costa assai, 5 infatti ci dissi, ma euro. scusa, Scusate, conoscendoti, vediamo. come fai a prendere sto sale rosa che chi non male costa 40 centesimi, questo costa 3 euro? Sull'Himalaya. Faceva il figo per colpirmi, ora che sei suo non spende, per colpirti ora che sei suo non spende più, certo. La prima sera siamo andati al ristorante e ha fatto finta di pagare lui. Poi Fatto finta, hai detto bene. aveva sto sale rosa a casa e si mamma mia, è raffinato, sale rosa dell'Himalaya costa 5 euro, 4 euro, certo.
Poi faceva lui tutto quello spendaccione, amore cosa ti compro, amore dove vuoi essere portato, amore andiamo con la mia macchina, amore di qua, amore di con la là, macchina ci andiamo ancora. amore di qua, amore di là, amore su, amore giù, ora finiranno tutti i cosi, mi fa morire magari 2 euro, uscetto. Niente, dopo sposati mi ha ingannato, prima mi ha fatto Ma firmare. perché tu volevi allora solo per il sale dell'Himalaya? Te ne compro una carretta, No, io una rischio già sale lama. dell'Himalaya, certo. Sì, guaccia riditi, qua c'è da piangere. Voi ridete sulle mie disgrazie. Voi Certo. avete qualche amuleto o un oggetto che per scaramanzia portate sempre con voi? Maggi, ah, scusami, prima che Bellissima. rispondi. Maggilli. Prima che si collega nella nostra live, ma chi si fuma? Che fa queste Niente, domande? è una persona che Ti fa delle amo, domande molto bella, intelligenti. bella G, ci mancava una Gilli nelle nostre Io nel live. mio portafoglio non è né un amuleto, non è nulla, porto Alla mia foto. è la foto di mio fratello, Ah, ma veramente, anche la no, non tua. volevo rovinare questo momento. Ma Certo. purtroppo è sempre così No, quando pensavo che parlo stavi io, dicendo avevi la però mia va foto, bene. la foto di No, suo va bene fratello, uguale. che è più importante, certo. Ma non è più importante, mio fratello non c'è più e quindi è come se ce l'avessi sempre con me, no? Ma c'è anche la tua foto. Certo, vabbè, mi ha messo insieme, no, per Giupureggio, però lui non c'è Potete più, mi salutare la mia amica dispiace, certo. Luana? Ciao Luana! Luana, amica di Gattino! La mia amica Luana, della scuola? No, Ah, no. Armando assomiglia a quello che hai detto. In che Silvana, non ti capì il senso? bonus, Non ho puoi capito. Armando riscrivere. assomiglia a quello che hai detto. In che senso? Lucio, tu inizi a fare il prezioso, ma che devo fare il prezioso? Tanto ormai la carta l'ho firmata, Se Borriello. l'è fatto Ormai la regalare il condanna a sale morte da l'ho tre, firmata. ovvio che me lo sono fatto regalare. Ciao, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ma perché Attia ti ha sempre davanti più Ma foto di perché la zia ti ha Rissa? sempre davanti, più foto Ah, di certo. Rissa. Vi Ormai mi saluto scrivono in sempre, dialetto, ma con scelto. questa confusione non mi Ma come non vedete. ti vediamo? Lunetta Lunetta bella 856, nostra, chi te l'ha beh. È detto? come se ti viro, scelto. Bellissimi, siete grandi, mi salutate. Chicca da Reggio Calabria, ciao. Ah, il sasso, Si è ok. fissato, Silvana, Avanti, io ce l'ho su pure il canna, cutuliscia non so. Niente. direttamente. Proprio, oppure un sasso di Matera glielo Non ce l'ho fai dormire sul sto divano, eppure vi posso dire che ci ho dormito spesso nel divano. Perché io c'ho un piccolo difetto. Perché Ciao non è che Ambra! posso essere perfetto. Secondo voi perché ha dormito nel divano tante Potreste volte? cortesemente salutare a Salvo. Salutiamo Ciao Salvo. Salvo! Secondo voi perché? Io sono già 2 volte che vi saluto. Ciao Ciao Rilucia! Rilucia 79, russa, russa, bravo, vedi? L'hai indovinato, Che a me mi si russa, chiude il russa. naso quando vado di là e dove No, il se... problema è che ti si chiude il cervello proprio Ancora! direttamente. Va bene che il tuo cervello è sempre in ferie. Ogni Ancora! tanto tolgo io il cartello chiuso per ferie. Perché io russo, quindi ogni tanto si innoia, quando proprio non Di ne può più nulla, se ne Tiziana, di nulla. va. Tipo ora c'ho il naso Dai, chiuso. dai ragazzi, salutatemi. Certo, la La Ubiba, Ubiba, certo bene. che ti saluto. La Ubiba, come Ma che mio marito, ridete? io Cioè ogni cambio cosa carico stanza. arrivano. Ma che ridete? Vi dico No, che non povera se me. ridete. No, i Cioè tappi no. non li sopporto perché mi si ovattano le orecchie. Io con le E orecchie questo devono fare i tappi, ovattate. devono No, vattare. no, no, mi dà Cioè, fastidio. è Mi il loro ruolo. sento fuori dal mondo con le orecchie Ma non senti a ovattate. me che è russo. No, è bello che con tutti i tappi ti sento, capito? Mi dovrei Secondo me lo mettere, fa dovrei molto. cementare le orecchie. Ora ci metto il cemento rapido perché già con tutti i tappi lui supera la barriera del tappo. Ragazzi, solo così Armando, mi tu posso accendere il condizionatore, scutulialu no? nunzio, in che senso? Tu scutulialu, Che vuol dire tu non lo scudo so. Siamo in number one, grazie. Di cosa ti sei innamorato? Di Nunzio? Non c'è una cosa di Nunzio che mi ha Se fatto dovesse innamorare. elencare Mi tutte sono innamorato le di Nunzio perché Nunzio? Se Nunzio fosse cose. stato diverso di quello che è, forse non mi sarei innamorato. E sarebbe Avanti. stato meglio.
Però alla fine ti sei innamorato di questa meraviglia che c'è qua a fianco. Quanti decibel raggiunge Russato? Allora, si svegliano le cagnoline che dormono in un'altra stanza. No. Si sveglia Clarissa. Clarissa ha cambiato stanza. Cinzia sta vendendo l'appartamento e tutti gli dicono: signora, perché si vuole vendere questo appartamento così bello che non è manco con gli inquilini? Cioè, l'inquilino non ce l'ho a casa, ma è al piano di sotto. Di fronte a noi c'era il tribunale, ora è diventato ex tribunale. I carabinieri sono ogni notte con la volante sotto casa perché non riuscivano a capire cosa succedeva, pensavano a un martello pneumatico. Non è vero, non ci credete, io faccio un russare così leggero, cioè. È questo, tutto sommato. Allora vogliamo dire la verità, il signor Conte ha il sonno non leggero di più. Questo è vero. Vi dico solo che se io gli faccio così, lui spalanca gli occhi in un modo, ha il sonno non leggero, ultra leggero. È vero. Quindi non sogno io che è russo. Infatti, per appurare questa cosa, vi racconto una cosa. Quando lui è troppo stanco e va a dormire e prende il sonno pesante, cioè io posso russerò come le altre sere, ma lui non mi sente. Ma non è vero. Quindi è idro un difetto, che ha un sonno leggero, scelto. E quindi niente, abbiamo trovato i carabinieri sotto, e che se tribunale di fronte, Cinzia che si vende la casa, Clarissa che cambia la stanza, le cagnoline già sono dei chihuahua con gli occhi usciti di fuori, praticamente gli sprofilano gli occhi a terra. E mi guardano come... Li ho provati, Teresa, non mi fanno niente a me. E glielo già comprate. Già mi incantavo, anzi mi racconto questo. Mi ha comprato i cerottini. Allora la prima sera me ne sono messo uno, no? Mi ha detto lui: guarda, non hanno fatto l'effetto desiderato, ci facciamo una cosa, mettitene tre. Sì, mi rifici, metti di cicala. Avevo il naso a così, aperto, tipo che mi arrivava le narici alle orecchie. Scelto, un po' tirofili io. C'è una delle cagnoline che mi guarda la notte, io mi sento fissare, e con gli occhi mi parla, mi dice: ma perché non lo affoghi? Affogalo, perché non lo possiamo, cioè manco noi, niente. Ma aspetta che Paola prima ha fatto la pipì, ora si sta andando a fare la doccia, certo. Ma tu tutto durante le nostre live, tutto questo, certo, perché è giusto. Ciao bella, ma chi è? Da Napoli, grazie, siamo due. Ciao babà, tesoro, certo. Ciao tesoro, da Napoli dove? Napoli città o Interland napoletano? Non mi dire che sei di Torre del Greco, per favore. No, già avevo a Borriello. Perché Torre del Greco ha il corso più bello di tutto l'Interland napoletano. Io invece sono fortunato perché dormo con l'orecchio buono sotto e non sento niente. Ma perché a Borriello è avvina un ciaricchio che non è buono? Ma forse ha un orecchio solo. Hai un orecchio solo? Ah, la Katia aveva un occhio e la Borriello c'ha un orecchio. A posto. Certo, la Borriello c'ha. No, in che senso? Luisa, sei di Napoli o dell'Interland? Napoli centro. Di dove? Via Toledo, via Chiaia, senti, via Filangeri, via Calabrito. Ma la conosce Rita? Di dove sei? Di dove, centro quale? Io sto a Roma e sento Nunzio Armando. Hai visto? Lei la sente a Roma. Ancora, è vero. Nunzio. Ah, io da un orecchio non ci sei. Amica, pensione Borriello. Allora. Nunzio, salutate Brescia, perché si figlia pensione. Ciao Brescia, se ciao, non ci Brescia. Sente da un orecchio, che fai la pensione. Che c'è? Quando dormo fai satari in dall'aria. Piazza Dante. Quindi diciamo dove c'è la nuova, ormai non è più nuova, la metropolitana, quella forma di Vesuvio, bellissima. E Piazza Dante vicino l'ex Rinascente. Amo, Vivi Fly ci chiede se abbiamo la nostra canzone del cuore. Yes. E di Cillo? No. Lo deve dire lei, vuol dire che non ci segue. Vuol dire che non c'è, vivi sì, la male, quella no, segue io, solo a me. Gioia, Luisa, io ho vissuto 10 anni a Napoli. No, la invalidità non riconosciuta, mo non ne prende. Quale pensione? E come non riconosciuta? Si intuppata. Vedi, ma che invalidità non riconosciuta? Male, e fai ricorso. Avanti. Fai ricorso, Borriello. Io te l'appoggio. Però, su Taruno non spattemo. Grazie, che bella frase. Siete un soffio di brezza in quest'estate calda da Catanzaro. Ma chi è Antonella? Catanzaro o Catanzaro Lido?
Dice se ci vede un'altra volta ci può fermare per una quella foto. Quella del matrimonio, Anna Scella. Amore, sì, dice sì, ci può sì, fermare sì, con sì, denunzio quando lo certo, sa. Certo, chi si prende la pensione? Come chi si prende la pensione? La Borriello. No, mi dà una potenza, no, cioè che noi gli stiamo facendo l'idea. Ah, certo, ricorso entro 60 giorni. Catanzaro, sì, conosco Catanzaro. Conosco forse un po' meglio Catanzaro Lido. Hai ragione Armando, deve fare ricorso. Devi fare ricorso. E a Pescara ci siete mai stati? Io a Pescara ci sono stato tantissime volte. La conosco benissimo. E sono stato anche a Francavilla Mare. Ma perché Giuseppe, Chieti, dove c'hai visti già tu? Dove c'hai visti già tu? Unni, carici canoni firma. No, dice, non lo so, Giuseppe. Già. Sono Giuseppe. Allora la prossima volta vi fermo. Sì, ma dove c'hai visti già? Dove? Scusate, certo che si prende la pensione. La pisata in ciluto a Borriello, perché dice che non mi piglia. Io abito da 5 mesi al Torre del Greco, Lunetta. Scusate, ah, certo che si prende la pensione. Ma certo che si prende la pensione se sei sordo da un orecchio. Al centro commerciale alle porte di Catania, ma parliamo di 2-3 domeniche fa. Sì, sì, ero andato da Tiger perché mi servivano delle candele, perché volevo togliere tutti i lampadari, ho detto vabbè, vediamo un po' cosa succede con le candele, magari risparmiamo. Matera no. Sì, io sì, Matera la conosco, la famosa certo, chiesa. Tutti i bagni, è stata, certo. Matera è bellissima. A me non mi fa uscire manco sì, dal comune. La chiesa di una Madonna certo, molto 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 bella. A Gragnano, città della pasta, ci siete stati io, ma sì. Ma chiarino, ma rido, Gragnano, qualsiasi cosa di, dico, la rido. La sera chi controlla di voi che tutto sia chiuso prima di andare a letto? Sì, poi arriva a letto, io, dopo che Concio mi fa, la porta l'ho chiusa. La cosa che, ma se controllasti tu, cioè secondo voi, e poi io mi devo rialzare, scelto. Al Catanaccio andiamo. Perché fate queste domande che mi smuovono i nervi a me, scelto? Perché fate queste domande che mi ricordate le cose che combina? No, no, non le pagavo le candele. Io sono delle isole Eolie. Ah, ridono, stasera, qualsiasi cosa io dico loro ridono, certo. Io sono alle isole Eolie stasera, conoscete? Ormai io l'arcipelago delle isole Eolie le conosco. Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, dove camminavo scalzo la sera. Tu a Panarea? Sì. Certo, con i miei pantaloni di lino, tutto di lino e scalzo a Panarea. Poi fra a Stromboli, sono stato nella villa di Dolce Gabbana. Aspetta che Gilli mi ha fatto una domanda. Nunzio, ma tu dormi con solo due gocce di Chanel 5? E mica era Marilyn Monroe. Lui se ne mette una senza goccia. Offesa, sogno meglio di Marilyn Monroe nel letto io tutto nudo. Ma siete stati mai ad Agira? Sì, Agira, Vote a Furria, ci sono stata ad Agira e fanno anche dei biscotti buonissimi. Buonissimi. Ah, aspetta che Silvana da Crema ci sta ricordando che lei sabato... Un bacio da Foggia, salutami la mongolfiera. La Pisardi, chi è ridi tu? Armando, io sogno meglio di Marilyn Monroe, scelto. Mi dispiace tanto, mi mancherete. Tranquilla Silvana, a me Marilyn Monroe mi fa un baffo, scelto. A me non sogno meglio di Marilyn Monroe io. Ah, le cassatelle di Agira mi sono rispondo, veramente domande buone, lui è sono timido, veramente buone. Mi risponde, ragazzi. Armando, a Torre c'è il corso bellissimo ed è bella pure la Borriello. Dici la verità. Ma la Borriello è meglio del corso, perché il corso è basolato, la Borriello è inzurduta da un orecchio. Ancora, Giacarossa. E perché? C'è il corso tutto basone e la Borriello inzurduta. Avanti. Oh. Ravisardi, tu che mi hai visto appena uscito dalla doccia, cagnano viniste io stasera a fare mando, non sono meglio di me. Ciao da Monreale, Monreale è bellissimo con... quel Cristo stupendo. Ah, è tornata Paola. Armando non risponde, Cacetto. Ah, mo Paola è tornata, Tiziana, si dice a doccia. Non devo rispondere. Sei tornata, avanti. Nunzio, ma ci sono dubbi, avanti, su sei top. Povera Borriello, no, perché il corso è di Basole a Torre e di questo ne sono certo. Lei è un po' consurduta perché l'ha detto, il tubetto del dentifricio chi lo spreme nel modo giusto, l'ho massacrata entrambi. Io lo massacro. Allora, noi abbiamo due dentifricio diversi. Quindi ognuno si
ognuno spreme massacra, il suo. Si massacra, ognuno massacra il suo. Io non sono, cioè, il tipo che di sotto lo premo, lo giro, che sembra una scatoletta di Simmental con la chiavetta della Simmental. Prendi il dentifricio. Si arriva allo specchio, ovunque, appena lui esce, ti facciamo, ma tu sei lavato i denti, vero? Sì, certo, tu specchio, certo. Anche noi senza andare a letto, senza doccia non riusciamo ad andare a letto, infatti dopo mi vado a docciare. Allora, io uso... Aspetta che c'è Anna User, vorrei un consiglio, mia sorella sabato festeggia il suo compleanno e diploma, 100 e lode, cosa metto? Allora, bisogna vedere se è di sera, se è in piedi, se è una pericena, se è una cena seduta, se siete ai bordi piscina, se siete in un casale, se siete in una discoteca. Tutto dipende dall'ambientazione, non tanto di quello che si festeggia. Amò, risponde a Tiziana Allegra. Chi è più perfettino? Io. Ah, tu sei più perfettino. Perché sei tu più perfettino? Certo, quello. No, tu ti. Chi tu capelli più tempo davanti allo specchio? Tu per questi capelli leccati dalla mucca. Lui si fa i capelli leccati dalla mucca. C'ho tutto il mio ciuffo da stirare, da scelta. Perché dovete sapere una cosa: che lui è ricciolino. No, perché lo vedete liscio, quindi ci sta un'ora. Anche la barba, con quella, piastra, ci sta un'ora finché si fa diventare il ciuffo leccato dalla mucca. Serata elegante, lei abito lungo azzurro, bordo piscina, open bar con buffet. Allora, lei ha 30 anni. Tu hai 30 anni. Io fisicamente sei magra, se sei magra. Ma c'è bambina? Se sei magra, io ti consiglio un pantalone palazzo bianco. Non usare colori pastello perché già l'azzurro pastello ce l'ha la festeggiata. Buonasera ragazzi, scusate, ma papà dopo la seconda dose è stato tanto male da chiamare ambulanza. Bambina, mi dispiace. Ma che è successo? In che senso tanto male? Ma adesso come sta? Infatti. Aggiornaci cuore, perché non sapevamo niente. Non lo sapevamo. Nel frattempo che tu mi rispondi... quindi questo pantalone non usare colori pastello perché la festeggiata deve spiccare già il suo azzurro e pastello, e sopra metterei una bella canotta un po' paillettata e un sandalo gioiello e i capelli rigorosamente alzati, mai sciolti d'estate. Babbina, com'è stato papà? Ho visto il vostro matrimonio, è stato emozionante, bello davvero, grazie user 836, grazie. Quanti anni abbiamo? 15 giorni in più dell'ultima volta che ce l'hanno chiesto, tanti. Sì, bene, adesso per fortuna ho avuto tanta paura, vomito e vertigini. Ah, mi dispiace, ma quale ha fatto bambina, il Pfizer? Bello sto look, quasi lo copio. Con molto piacere, Paola. Guarda, è molto sobrio, ma molto elegante. Ti adoro. L'ho detto che ti adoro, grazie. Grazie a te. Prego, scelta. Su Mori di Magara mia, 836, ok. Su Mori di Magara mia che mi adoro. No, io non metterei il top color oro. No, lo metterei paillettato un po' argento, oro. Va bene. Un po' colorato. Io dopo questi consigli per gli acquisti vi lascio. Ah, il Pfizer si è fatto. Il Pfizer si è fatto. A posto. Facciamo ora, mi state dicendo che 14 io mi sento male, scelto. Nunzio, assolutamente tutto rivolto anche a te. Ah, grazie, scelto. Giorgio, scelto. Francesca, grazie. Va bene, ragazzi. Armando, come tu, su un botto annunzio. Ah, l'amore, hai ragione. Ancora, ma chi l'ha scritto? Puoi salutare, mi chiamo allora, Giuseppe, per favore. Carmen. Se puoi, sono solo. Ciao Giuseppe. Che fai da solo? Carmen. Mi è solo che mi ha accompagnato. Te bloccare io o da blocchi da sola? Se non, allora, se non Dimmelo. Metti la canotta, puoi mettere una camicetta di seta bianco su bianco, sbottonata, 14, molto sbottonata, magari alla coreana, con un filo di perle interno alla canotta. Io la trovo molto elegante, tantissimi bracciali. Avvisati, noi siamo giovani.
Ti ringrazio per il complimento. Noi siamo i giovani, i giovani, i giovani. Noi siamo allora, i giovani. Allora, io il 14 luglio ciò il richiamo, pregate per me di ora fino a 14. Mi dispiace veramente. Cuore, mi dispiace. A parte gli scherzi, mi dispiace. Però qua qualcuno sta scrivendo, io ho appena fatto il richiamo Pfizer e tutto è andato bene, state tranquilli. Ogni fisico reagisce in maniera diversa. Ragazzi, io vado a fumare. Bambina, ma me lo potevi mandare un messaggio in privato? No, che non sapevo niente. Seconda dose, sono stata malissimo. Eppure credevo che non l'avesse fatto il vaccino. Perché, Gilli, tu sei una Novax? Una Novax tu sei, Gilli? Gilli? Non è per tutti uguale, ogni fisico. Vabbè, vado a fumare, va. In maniera diversa. Lo saccio che fa male, ragazzi, però ormai, senti, che devo fare? Io tutto vado. Ok col Pfizer. Vai, vai. Vado, aspetta. Giorno 14 che... luglio, la seconda dose Pfizer, anche lui. Vi amo. Belli, vi amo. Se dopo il 14 non sopravvivo, ricordatevi. Sai che non ho pensato a niente, mi sono trasferita da lui 2 giorni. Lo so, Gioia, hai fatto bene, mi dispiace veramente. Ma ora come sta? Anche io ho fatto il richiamo Pfizer, ho avuto un po' di stanchezza. Ma moglie, lo chiedi come sta? Un po' di spossatezza, sì. Come sta adesso? È a casa, insomma, si è ripreso. No, ho fatto tutti i vaccini prescritti, tutti i vaccini. Sta dicendo che questo non è un vaccino e non lo farà. Quindi non lo farai e va bene. Gilli, Gilli. L'Eva Tinta non muore mai, tranquillo, Nunzio. Ah, grazie. Io ho fatto il Pfizer a gennaio, grazie, lavorando in ospedale, grazie. E sono diabetica, è andato tutto bene. Io ho avuto tanto male al braccio, sì, il braccio, quello anch'io col primo. Mio marito e i miei figli li chiamo Pfizer il 14 luglio, Giusy. Anche Nunzio, lui il 14 li chiamo, io il 21, perché lui l'ha fatto una settimana prima. È un anticipo, è un anticorpo, non sono vaccini. E chiamiamolo vaccino, chiamiamolo anticorpo. Armando, vedo un bel cuscino nuovo. Quale? Questo? Questo? Agata, questo? C'è già da un po', devo dire. Ma anche tutti ci sono già da un po'. Anche questo? Anche questo? Ci sono già da un po'. Hai mai visto? No, Nacro 0837, tu l'hai mai visto? Tu l'hai mai visto? Se l'hai visto sono contento per te. Teresa, mi screenshotti per favore Necros 0837? Che siete simpatici, grazie, che bella che armonia. Grazie, grazie, grazie. Io per problemi di salute al momento non posso farlo, ma conto di farlo al più presto. Buonasera Luisa Fabozzi, vi saluto a notte che domani si lavora. Ciao Giuseppe, buon lavoro, fermaci la prossima volta. Armando e Gusto, finezza modi, sei il top. Grazie Manu Peppe. Ciao, mi salutate, sono Simona da Napoli, vi seguo sempre. Ciao Simona da Napoli, ciao Armando, mi saluti i miei bimbi Andrea e Laura, ti stanno guardando. Ciao Andrea, ciao Laura, un bacione e non andatevi a coricare prima che finisce la live. Ciao, mi saluti, 3 ore che vi saluto. Draghetto 6, 3 ore non può essere, semmai 1 ora e 35. Da oggi sono ufficialmente in ferie, Agata. Bello, 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 quest'anno per te è stato un anno forte perché la scuola purtroppo non è stata facile. Ciao Gaetano, figlio di Carmen Gisabella. Ciao da Foggia, anche tu vai alla mongolfiera a Foggia. A proposito, c'è ancora questo centro commerciale, la mongolfiera? Sono Gisella, ciao Gisella, ora ti faccio una domanda seria. È dolorosa per me. Gilli, dimmi, vorrei farmi i complimenti, secondo me state battendo tanti muri, ci vorresti fare dei complimenti, grazie, grazie. Sì, ciao da Foggia, ti ho salutato, ti ho detto c'è ancora la mongolfiera? Ciao da Gallipoli, bellissima Gallipoli, sono stato, Otranto, tutta la Puglia, è bellissima.
ma è molto meglio il Granda Puglia. Che significa? Ah no, non lo so, io sono stata alla mongolfiera a Foggia, io ho fatto seconda dose oggi, tutto ok. Quando dite sempre voi vi devo sta benedetta granita, vi mando un grosso abbraccio. Gioia, lo so, però una cosa tira l'altra, ti prometto che al più presto ce la prenderemo, non abbiate paura, lo farò anche mio figlio di 14 anni il 20 luglio, il giorno prima di me. Ciao Emanuela, una buona notte, io non posso fare il vaccino che ad aprile ho preso il Covid, con tutta la mia figlia è stato... Certo, devi aspettare, forse verso settembre-ottobre lo potrei fare. Ciao da Tropea, bellissima Tropea. Tropea, bellissima. È un altro centro commerciale. Ma quando è nato questo centro commerciale? Perché io a Foggia sono stato più o meno nel 2011-2012. Ciao Patrizia, una buona notte a te. Fra poco anche noi cominciamo a salutare, appena torna Nunzio. Ancora non so, una gita fuori porta. Ciao Perugia, sono stato per la festa della cioccolata, Perugia, un modo di dire palermitano. Ah, ok, ok. È un paio di anni che è aperta. Ah, ecco, per questo non lo conosco. Armando, hai mai visitato la Scozia? No, in Scozia non sono mai stato. E devo dire che non sono stato neppure in Irlanda. Mi piacerebbe visitarle tutte e due, però se dovessi scegliere... andrei prima in Irlanda e poi in Scozia. Buonanotte dalla Svizzera, salute da Aliste vicino Gallipoli, in Puglia. Gallipoli, Gallipoli e Otranto sono due posti fenomenali come tanti altri posti della Puglia. La Puglia è molto bella. Può una madre accettare che i figli non la amino avendoli allevati nel segno dell'individualismo? Sì, perché una madre accetta tutto. Sì, una madre accetta tutto. Armanduzza, ad agosto un matrimonio di sera, mi daresti un consiglio? Certo, però ho bisogno di alcune indicazioni. Innanzitutto, che tipologia di rapporto hai con gli sposi, ovvero un grado di parentela, di amicizia, colleghi, eccetera. Il matrimonio sicuramente sarà di sera. Sarà sicuramente all'aperto, però mi devi dire se c'è piscina. Non so, nelle inviti hanno scritto è gradito l'abito scuro? Perché se negli inviti c'è scritto è gradito l'abito scuro, significa che le donne devono essere in lungo. E devo dirti che io i consigli te li darò, però è anche vero che oggi si può... e si usa anche telefonare a uno degli sposi più vicino, cioè se lui è cugino di tuo marito, lui è più vicino, poi non so il rapporto che hai con la futura moglie, che tipologia di matrimonio è. Non è per nulla scortese e sconveniente, ma è proprio per... Allora, io d'estate comunque per una donna... mi piacciono molto le bellissime bigiotterie, mi piace molto il corallo, mi piace molto il turchese, queste collane praticamente vistosi in vestiti semplicissimi, dei vestiti semplicissimi su abbronzature dorate con queste collane e questi bracciali molto vistosi, abolito la scarpa col tacco, ma sandali gioiello a gogò, non infradito, che è diverso. Non l'infradito per un matrimonio, ma proprio i sandali con delle strisce, io li trovo di un'eleganza allucinante. Sì, un abito lungo, molto semplice, un po' sottano, un po' sottoveste, con questi gioielli e i capelli rigorosamente alzati. Puoi salutare a Davide Calì e Alessandro Privitera. Ciao Davide Calì, ciao Alessandro Privitera, buonanotte Zaccaria, buonanotte, buonanotte Stefania Paratore, grazie a te perché ci sei sempre in qualunque momento anche nelle improvvisate. Un anno di mia figlia, i colori saranno bianco e rosa, cosa mi consigli?
Ma quando lo fa un anno tua figlia? Lavori in questo campo e chissà, 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 chissà. Ma anche per tua figlia mi devi dire se è una ludoteca, se è a casa, se è in una terrazza, se è da qualche parente che ha una casa in campagna, una casa al mare. Non tanto il colore. Brava, brava, non devi mettere mai i tacchi. Tua figlia il 19 di luglio, ma dove? È una cosa di ragazzini, no? Quindi metterei un vestito al ginocchio molto molto lento. Va bene, Armando rispondi, sì, scusami, Carmen Gisabella, dimmi, è una ludoteca, quindi un vestito molto 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 semplice, al ginocchio molto largo. Perché mai i tacchi? I tacchi, secondo me, bisogna metterli solamente d'inverno e mai d'estate, perché un sandalo gioielli è molto più bello di una scarpa col tacco. La scarpa col tacco è molto invernale, queste scarpe molto belle con questi tacchi che si differenziano dalla pelle, che di solito sono come il colore della borsa, perché la borsa non si mette dello stesso colore della scarpa. Mio figlio Gaetano vuole essere salutato da Nunzia. Appena torna Gaetano, ti faccio salutare da Nunzia. Armando, mi saluti la mia piccola che va a dormire. Ciao tesoro, figlia di Giusy. Nunzio sta tornando, fra 2 minuti è qua. Devi salutare a Gaetano, che sennò non si va a coricare un bambino. Chi è Gaetano? Però mi Gaetanino? lasci ancora 2 minuti che saluto, così io poi non torno. Come non È già dormi? mezzanotte meno Ah, ancora quarto. Va bene, presto! io vado un Vai un attimino. attimo e torna, che saluto Le Gaetano! dirette di TikTok si possono riguardare, ma le devi riguardare sul canale YouTube. Io avevo in mente di mettere un vestito nero con il corpetto di perline nero. No, ad agosto il vestito nero no. Puoi mettere un bel vestito di un altro. Tu dici il vestito tutto nero e di sopra tutto con le perline nere? No. Ad agosto un vestito nero? Io ti dico no, però sei liberissima nella tua scelta. Io lo metterei color crema. Gaetano mio, ciao, bello, ciao Gaetano, scelto. Ciao, perché non si mettono dello stesso colore? Ma ora mi apparare tutta la serata di outfit, scelto, tutta la serata. Ciao ragazzi, un abbraccio da Sandro, ciao, ciao, ciao Giusy Longobardo. Come buongiorno, Roberta, vedi che siamo sera. Anzi, siamo notti, fra quando la macchina cuccata mi dici buongiorno, scelto. Grazie, ciao draghetto, ciao, ciao Camille. Mentre che ero di là, me ne sono andato, ho fatto un video per quella di Mondello, scelto, che ha fatto una nuova canzone. E tutti i palermitani mi ringraziano perché io ho detto palermitani sono con voi, scelto. E tutti i palermitani mi stanno ringraziando, io vi amo. Bella Palermo, Patichidra, bella Palermo, scelto. Annunzio, ma la tua maglia è rossa corallo? Avanti, ora trovatemi un colore che non è qua, è rossa, è rossa corallo, scelto. Annunzio, è acceso il clima, scelto che è acceso, guardate. Acceso, scelto. Si vede che è acceso, scelto. Acceso, scelto. Infatti io sono il più fresco dei rossi stasera, non mi voglio dire manco a cuccare, vabbè che di là ce n'è un altro. La conosci Palermo? Ma ci sono andato in gita scolastica, tipo quando avevo 14 anni, scelto, 13 anni. Nunzio ti dona tutto, sei bel, grazie. Nunzio stanotte dormirai fresco, appena idro, appena lui mi dice staccalo, io ci faccio tipo un russare bello fotte fotte, io si innoia ma domogli, ma scelto. Non glielo dite però, scelto. Mantenete il segreto. Palermo è stupenda, l'ho vista per la prima volta ad agosto. Beh, siete mai stati a Ragusa? Sì, scelto. Perché non ridete, non glielo dite. Questa sì, io ci faccio apposta, Caruso. Scelto, così si innoia ma domogli.
Ciao Nunzio, saluti anche tu i miei bimbi Andrea e Laura, vi stanno guardando. Ciao Andrea e Laura, belli, andate a nanna però, che ci fate a quest'ora davanti qua a guardare a me, scelto? So che sono simpatico, vi faccio ridere, vi faccio divertire. Ciao, siete grandi, siete i miei preferiti, grazie. Ma tu sei di Catania, ci stai 2 ore ad arrivare a Palermo. E lo so, e poi ci vai a Palermo, certo, poi ci vado. Non ce lo fai addormentare a Conte e poi l'accendi. Ma chi lo senti? Già quando sente il bip, quello apre gli occhi. Cioè sono leggero. Di cosa stavamo parlando prima? Attenzione che se congeli il Conte domani ti vende a tocchi alla Bofrost. Vero? Non ci hai visto i video di Thor? Ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta, Borrello. Poi veniamo, certo. Nunzio, saluti i miei figli Alessio e Salvatore. Ciao Alessio e Salvatore miei, belli. Ciao. Grazie Danilo che sono buono, grazie. Grazie, ma sogno maritato Danilo. Non mi fare troppi complimenti perché poi arriva mio marito, scelto. Arriva lui, poi dice, qui è chi sto che dici che sei buono? Qua è, qua è. E poi amara topeggi, si dice a Catania. Amara a topeggi. Le faccine che fai sono buffe, grazie. Ma ti sei ispirata a Francesca con sto scelto? Vi siete fissati con sta Francesca? Allora, intanto il suo è cetto, il mio è scetto. E quando lo dicevo io, ancora Francesca forse doveva arrivare su TikTok, perché io lo dicevo in live. Quando il Conte parlava, io enfatizzavo il suo discorso dicendo scelto. Scelto, e non lo dicevo mai nei video perché dicevo sempre solo no vabbè. Poi ho visto che durante le live vi piaceva questa esclamazione e ho cominciato ad usarla nei video. Sta Francesca riuniniscio è uscita molto dopo, molto dopo, e comunque non ha il monopolio, anche se l'ho preso da lei, non ha il monopolio. È come se domani Francesca comincia a dire no vabbè, chi ci dicono? Ah, tu stai dicendo no vabbè perché l'ho detto io prima. Mica abbiamo il monopolio sulle parole. Le parole italiane o dialettali catanesi le possono utilizzare tutti, scelto, tutti. Non c'è uno che la può usare, uno no, scelto. Va bene? Avanti, che mi scrivete tutti Francesca, Francesca, Francesca. È da tempo che non si vede la tua cara mamma e così, ma stanno bene, scelto. E poi Francesca la dirà, lo dirà a modo suo, io lo dico a modo mio. Perché io e Francesca siamo due cose distinte e separate. Non che io sia meglio di lei o lei meglio di me, ma siamo due mondi paralleli, siamo molto diversi. Lei tratta determinati argomenti, io ne tratto altri. Quindi non è che per una parola si fa tutta una minestra. No, non funziona così. No, non mi sto arrabbiando. Ma perché vi sembro sempre arrabbiato? Non mi sto arrabbiando. Ancora voi arrabbiato, a me non mi conoscete, quindi. Non mi sto arrabbiando, scelto. Qualche sera lo registro, glielo faccio sentire. Tu e il Conte siete unici, belli, simpatici e veri. Grazie. Grazie. Stanno bene? Ma scelto, ma chi? Mia mamma e mia sorella Bonis, scelto. Chi è sta Francesca? A quanto pare un'altra di TikTok. Ciao Nunzietto, ciao ShadyM92. Lei da dentro e tu da fuori. Cosa Gilli? Lei da dentro e io da fuori. Ciao Roberta Pandina, bella. Ma chi è questa Francesca? Niente, non facciamo pubblicità, nudri. È un'altra ragazza che fa i TikTok, certo. Grazie, grazie, grazie. Ciao Rosy Valenti, no vabbè, no vabbè, sempre con sta Francesca. Mo scrivo magari sotto i video, ma l'hai copiato da Francesca? Ma perché qua c'è da copiare? E poi Nunzio è international in the world... unico e solo e inimitabile, e quindi io non posso imitare, ma non mi puoi imitare a mio accetto, perché non esiste un altro come a me ancora a nascere. Quando nascerà lo vedrete qua su TikTok, certo. Avanti,
Siete meravigliosi, un abbraccio per salutare mia figlia che vi adora, si chiama Clara. Ciao Clara bella. Nudo ammiscato a Cunnendi. Chi? Nudo ammiscato a Cunnendi. Saluta tua sorella e tua mamma. Ciao Cosima, ciao mamma. Siete i miei preferiti, grazie. Vi adoro, non esiste un altro come te, scelta. Tutti mi dicono Francesca, Francesca. Ma sta Francesca? Glielo vuoi dire che lo dicevo prima? E poi chi lo dice prima, chi lo dice dopo? Questo non scrivendo, questa Francesca non è nulla miscata con Nandy. Ah, io non ho detto questo. Io ho detto Francesca. Ma sarà chi una... è Dora? Perché? No, così. Siccome ti ha chiesto di salutare, come se riconosce. Non lo so, ma... Chi sei, Dora? Chi sei? Dora Moroni. Dora Moroni. Hi, non vedi, già mi scrivono in inglese. Hi. Hi, Donatella. Donatella. Ciao. Vedi, mi scrivono in inglese perché sanno che... Non è Francesca. No, no. Uriguyo. Uriguyo. Siete meravigliosi, siete simpaticissimi, vi seguo sempre, grazie, grazie, grazie. Va bene ragazzi. Che va bene ragazzi? Si sono fatte mezzanotte. Te ne stai andando? È quasi mezzanotte, l'ora dei vampiri. Una rotonda sul mare. Non ci ho scritto scagnozze del prete, le riviste no. Suona. È meglio che ne viro, no. Vedo gli amici ballare. Sono io in the world, in the space, in the international. Ma in tu non sei qui con me. Con te sonno lì. Amore mio, dimmi che sei triste così come me. Ciao, sono Lucia. Dimmi che chi ci separò è sempre lì accanto a dici, te. Dici Paola. Con Davi Primura sta a cuccare, sta Primura. Leggi sei. Conte, cosa devo leggere, Elisa? Ciao Agata, buonanotte. Ciao Agatuccia. No, perché qui a mezzanotte abbiamo i vicini che sono rigorosi. A mezzanotte un minuto cominciano a sbattere con domani chiovi. E magari Dio che ho visto rinfrescasse l'aria, disinfetterebbe le strade. Succederebbero tante cose. Amore mio, dimmi che sei. Ah, Donatella da Malta. Donatella scrive in italiano. Che non ti capisci se mi scrivi in inglese. L'ho mandata prima. Gioia, non l'ho letto. Io non c'ero. Grazie, non c'ero. Nadia. Ero di là. Nadia, ma tu lo sai che indossa sempre il tuo bracciale? Sì, però la sera me lo tolgo perché mi faccio la doccia, la mattina mi faccio la doccia. C'hai un traffico con sto bracciale, leva e mette, leva e mette. Armando a Sanremo, saremo famosi. Anche io ho visto Francesca, ma come dici tu, Cetto, non lo dice nessuno. Avanti, dillo Lella, dillo forte. Ah... Questo scelto, se no non lo dico più, basta. Mettere? Anto, che vuol dire cosa mettere? TG. Armando, mi diresti cosa mettere? TG. Perché fai il telegiornale? Io ho detto che ora c'avi l'aria e tu lo ami troppo, ma anche col caldo, con l'aria, col vento, con la tempesta, con la bufera, col terremoto, col maremoto, con lo tsunami. Cosa? Va, arriva al punto. Niente, cosa? Ho risposto. Ma cosa? Non c'ho bisogno. Armando Nunzio, fate un bagno anche per me, va bene. Certo, domani quando mi tuffo penso a Silvano. Domani sarò nero. Sei diventato nero. Sei diventato nero come il carbone. Sei diventato nero. Sei diventato nero come il carbone. Conte, domani come la fai la pasta? Non ne fa pasta, non ne domani siamo al mare. Perché domani siamo al mare. Anzi, fai la pasta al forno, ce la portiamo al mare domani. Sì, scelta, pasto funno. Uccetto di Nunzio è molto meglio. Ma c'erano dubbi. Rosso corallo. Qualsiasi cosa esce dalla mia boccuccia è molto meglio. Lui scelto. Rosso corallo. Scelto. Io nero come un tizzone. Ma mo il re dell'ironia mi sta mandando. Anche io leggeri. Divento rosso e mai nero. Io invece divento nero perché uso il
l'olio Johnson e la crema Nivea. Sì, acceso e climatizzato. Hanno un pensiero questo climatizzatore. Certo, acceso. Sì, sì, acceso. Ora, acceso. Appena arriva a bolletta la luce, si può provare. Certo. Buona la pasta al forno. Forse la faccio domenica, vediamo. Sabato, pasta al forno, no. Domenica. Forse, certo. Non lo so. Ci penso. Amo, diglielo, ci penso, diglielo ci che penso. Sei troppo innamorato di me, senza di me non vivessi più, senza di me la tua vita sarebbe vuota, senza di me... Cioè, ma le stronzate che dici sono proprio... Ma diglielo, glielo puoi dire a quest'ora. Grazie, cioè. Da Catania, la nostra splendida città, Conte, tiraci le orecchie che lui si lamenta sempre, però vi voglio bene. Ah, io mi lamento sempre, io... Che... Onde ti prego, sono a base di petrolati, abbandona l'olio e la crema. Gioia, io che la uso da quando avevo 12 anni e sono ancora qui con le mie abbronzature, con le mie conte esprimiti. Esprimiti, dopo tutto quello che ti ho detto. Amanda. Occhi azzurri e pelle bianca. Esprimiti. E mi sono espresso. C'è di occhi azzurri e pelle bianca. Ho risposto a Paola. Su quello che ti ho detto io, che senza di me la tua vita è inutile, senza di me io ti ho riempito le giornate. Senza... Mi hai riempito di problemi. Mi hai riempito di problemi. No, sei troppo innamorato di me, diglielo. Domani ombrellone e niente. Ho scritto che non le conosco mai i video... Ho scritto che non le conosco, ma i video con loro mi piacevano. Perché gli altri video non ti piacciono senza di loro? Dora, e per questo vi doveva salutare? Va bene, li ha salutati. Ma perché il Conte lo chiamano Conte? Perché sono Conte, no? È sangue blu. Se ero barone mi chiamavano barone, se ero principe mi chiamavano principe. Diglielo, Nadia, guarda che ti ha scritto Nadia, senza di me? La vita è vuota? No, è china di problemi. Di problematiche. Vedi, ti ha fatto rinascere. Sì, mi chiedo, io mi chiamo Armando, non mi chiamo Lazzaro. Borriello, io mi chiamo Armando, non mi chiamo Lazzaro. Il matrimonio è l'arte di risolvere i due problemi che da solo non si avevano. Gilli. Sì, Gilli, non mettere il dito nella piaga, Gilli, per favore. Gilli. Tu proprio l'aceto quale usi? Quello di mele, quello rosso, quello bianco? Comunque Gilli, poi mi... Che aceto metti? Poi mi confessi cosa fumi prima delle live. Scelto. Non fuma nulla, è una persona invece molto, molto sottile. Che poi è pronta, proprio già sa sottile, prima, già è là. Dice, certo. Ora, arriva Nunzio, ciao se ci fai domande. Scelto. Gilli... Io ho la luce vicino, ma chi sta manco un giro di sandali? Ancora? Ma proprio, no, ma è la stessa radio e quindi Conte per diritto. Brava, brava Annalisa, che c'è lo stemma araldico. Annalisa ho detto, Sherman. No, e io la chiamo Annalisa Sherman, ognuno avanti, io non sono come la massa. Chiedi l'ombrellone a Clarissa. Clarissa c'ha l'ombrello di Pizzo, quello con il sole, di quando aveva 15 anni che andava a passeggiare. Domani aspettiamo il video mattutino prima del mare. Certo, domani ci faccio qua, prima che ce ne andiamo. Domani c'ho un look per il mare. Veramente? Che ti stai mettendo? Qualche costume trasparente? Senza costume ci vado. Ah, domani andiamo a spiaggia dei nudisti? Sì. A ghiaio nudo mi devo mettere? No, che poi se ne scappano tutti. Perché sono dai, un po' bello, tu non lo ricordi, ma abbiamo una lunga storia di odio. Ma chi? Io e te? C'è, può essere, c'è, avete, mi pare. Avete avuto delle diatribe. Ma ci siamo amati prima. Andiamo perché, al mare vicino a Avola, perché, la spiaggia di Galina. Perché prima di esserci l'odio c'è sempre l'amore. Ma sempre un sentimento. Ci siamo amati prima io e te, certo. Non amati. Te lo faccio ustionare. Infatti, perché domani... Non mi abbattere il mito del vostro amore. No, Annalisa. Ragazzi, domani andiamo a spiaggia dei nudisti. Domani vedono il mio corpo, no? Vabbè. E saremo solo io e lui. Ma io non so se resto. Ancora. Va bene ragazzi, io comincio a fare i miei saluti, ma vi lascio con Nunzio poi dopo ancora. Io sì, per tu non minuto. Credo. Gilli, io fui innamorato di te, certo. Come? Io sono stata nel campeggio dei nudisti in Calabria. Uvidi, Paola, si dimane nudisti. Guarda che parla. Io certo. Invece devo dire che sono stato nella spiaggia dei nudisti vicino a Saint-Tropez. Magari tu ti metti tutto nudo? Perché che ci fa?
vedevi sventolare. Ma che devi sventolare? Manco ci fai caso, Madonna, ma c'hai proprio il cervello opaco tu. Il tuo cervello è di cristallo di rocca, Io opaco. non ci Tu potrei c'hai andare in un spiaggia dei nudisti, cervello di perché io a destra statuino. l'avessi sempre da tagliare nei punti dove non si deve Ma guardare, certo. assolutamente, è un Perché pensiero che per si me fa, ma poi non farebbe. lo si fa. No, io tagliassi già e No, basta, no. certo. Ma non solo agli uomini, anche alle donne, perché è un punto, perché, certo. Ma non perché sono un Assolutamente. maniaco sessuale, perché mi Guarda, sembrerebbe no, no, strano. no, no. Si guarda di più una donna con una minigonna oppure con un abito trasparente che sta passeggiando e non in una spiaggia Vedi, dice nudista. Gilli, bisogna essere sicurissimi di sé. Vabbè, io sono sicuro, certo. La Però bandiera sventola, facciamola io pure sventolare. sono stato a spiaggia nudisti, che c'è un schifo, dice Babbina. Babbina, tu che tagliavi da spiaggia nudisti? Vabbè, Babbina? Armando Nunzio, mi sono innamorato subito di voi dal primo video dell'Anguria di 4E. Ti ho Sto comprato io, assassino, sto disgraziato, certo. sto Io screanzato. ancora l'ho comprato io, certo. Proprio. Ma i video no, su TikTok privati a pagamento. Tutta roba moscia. Erano tutti panni di Ma che Leda. anche c'è tutto Tutto cadendo, panno c'è. di Leda, tutto panno di Leda. Va bene ragazzi, grazie sempre per il vostro affetto, per la vostra presenza costante, perché proprio avvertiamo C'è l'affetto la che avvertiamo. Betta, è entrata, regina Elisabetta, salutate la regina, saluta la Betta. La Betta è invernata, questo Guarda. è un falso d'autore. No, assolutamente no, Vogue 3000. Ti sbagli, non mi interessa, a noi non interessa andare lì. Grazie, grazie alla nostra Teresa. Un bacio a tutti, non mi nomina uno a uno, anche se non ho visto Danna Smarra stasera. Non l'ho visto neanche Avrà avuto qualche problema o qualche impegno. Saluto sempre le suore Marcelline di Roma e di Milano. Le suore Bello. Marcelline le potete incontrare nelle colonie marine. Con l'abito Non nelle bianco, spiagge nudiste, no, no, nelle no. colonie marine. Spiagge nudiste no, allora. Salutiamo i ragazzi speciali, salutiamo i nostri anziani, salutiamo tutti voi, salutiamo tutte le persone di Visa 118, medici, i vigili del fuoco. Un abbraccio al papà di Babbina, già sta meglio, però lo abbracciamo. Vi ricordo che vi ricordo, vi do la notizia che Lucia sta sempre meglio, questa è una cosa importantissima. Grazie per tutte le rose, i cuori, gli Non ve ne orsetti andate perché ora ci sono i miei saluti, vi devo dire delle cose. Non ve ne che ci andate. avete mandato. Certo. Domani nuovi video dalla spiaggia di Gallina, però non so, le suore si È divertirebbero, un dai. saggio, Le suore, le suore, come le suore suore. sono monelle. Ancora, non essere No, blasfemo, vi sono amo. monelle. Loro Suore, vi giocano a amo. pallavolo, giocano a Ah, eh. tamburelli, giocano con Certo. le bocce, vanno al bowling, Ancora. giocano con i birilli. Perché Basta al con bowling dire. non ci stanno i birilli, voi al bowling Ma no, le cosa bocce. trovate? No, le Alle suore non giocano con bocce. le E che bocce. sono gli anziani, giocano con le bocce? Con le Certo. bocce. A tamburelli, a pallavolo, pallamano, giocano in tante Basta, maniere. saluta. Assalire Sono quelli suore. della colonia marina. Grazie ancora, un bacio grosso, vi lascio con questo signore. Grazie. E niente, che dirvi? Io vi do la buonanotte. Vi do appuntamento a domani, che sicuramente dopodomani sarò a Bordeaux perché ombrellone non ne ho. Domani andremo a spiaggia dei nudisti. Immaginate a me cosa guarderò nella spiaggia dei nudisti, certo, ma no perché sono maniaco, perché certo, mi pare strano. Non so se sarò osservato, certo, può essere che mi dà lì una mia. E niente, domani sarò rosso dappertutto, perché sarò nudista, sarò nudo, certo, tutto rosso. Avanti, sarò tutto un fuoco domani. Domani mi mostrerò come mamma mi ha fatto a voi, tutto rosso, certo. Come sta maglietta, Romani, certo. Buonanotte, cos'altro deve succedere? Niente, Gilli, buonanotte, non deve succedere più niente, stasera mi ha fatto magari assai. Buonanotte, vi amo, scelto, vi amo, scelto, vi amo, non mi dici di corico come a chi già, scelto.
Vi amo, buonanotte. Io mi imbarazzerei a cucciolici, scelto. Io e tu guarderemo sempre là, scelto. Buonanotte.